Ragazzi, ciao. Stasera faccio una ricettina veloce veloce. Ho avanzato qui un pezzettino di salsiccia, ho dello stracchino e farò dei crostoni di salsiccia e stracchino, credo che si chiamino alla toscana. È proprio una cosa semplice da preparare, quindi ho bisogno appunto salsiccia, lo stracchino, qualche fetta di pane, un po' di pepe, una ciotola dove poi amalgamare gli ingredienti, una placca da forno e un pochino di carta da forno perché quando il formaggio e la salsiccia cuoceranno rilasceranno un po' di sugo, quindi giusto per non farlo andare sulla placca. E direi che è tutto qua. Un pizzichino di sale al limite per correggere se fosse troppo, come dire, troppo insipido. Le quantità sono praticamente metà salsiccia e metà stracchino. Ecco. Quindi adesso preparo gli ingredienti e li metto nella ciotola e comincio a amalgamare. Ci vediamo appena ho fatto questa operazione. Cosa che mi sono dimenticato di dire, vabbè, forse potrebbe anche sembrare una cosa ovvia, comunque la salsiccia va spelata, quindi va tolto il budello, quindi con un coltello pratico un'incisione sulla costa e poi pian piano levo la pelle che ricopre la salsiccia. Adesso faccio questa operazione, la metto nella ciotola e ci risentiamo. Praticamente ho spalmato il composto sulle fette di pane, e ne ho aggiunte due perché il composto era un po' tanto. Abbondiamo pure con lo strato che mettiamo sopra. L'unico accorgimento che suggerisco è di mantenere lo strato omogeneo, cioè praticamente della stessa altezza su tutta la fetta, perché altrimenti rischiamo che una parte della salsiccia non cuoce. Lo metterò in forno e per il tempo che la salsiccia cuoce. Io adesso sinceramente le altre volte che l'ho fatto non mi ricordo quanto tempo è stato dentro. Adesso vediamo un po' quando la tiro fuori, magari faccio un breve conto. Ci sentiamo fra poco. Ecco, diciamo circa un quarto d'ora, poco di più. Fornello l'avevo messo attorno ai 180 gradi, ventilato sopra e sotto. Questo è il risultato e tutto sommato si fa guardare bene. Adesso lo lascio raffreddare un pochettino e poi dopo assaggio. Veramente buoni. C'è quel tantino di asprino come si chiama, dello stracchino che si fonde alla salsiccia. Buonissimi. Il pepe, buoni. Ho fatto gli esami del colesterolo, non vanno bene, per cui lì c'ho la mela annurca della Campania, che dicono che da recenti studi due di quelle abbassano il colesterolo del 10-15% e apposita boccetta di steroli vegetali. Vabbè, c'è anche lo Chardonnay, speriamo che sgrassa. Ragazzi, vi saluto. Un saluto caro a tutti, a chi mi segue e ci sentiamo alla prossima. Ciao! Questo è un post scriptum. Mangiatevi tiepidi. Come qualunque altra cosa, il troppo caldo, il troppo freddo vi smalta le papille gustative. Prendetevi i tiepidi e gustate proprio tutti i sapori che una pietanza di questo genere vi può dare. Ciao, ne, alla prossima!